Buonasera. Allora, cominciamo i lavori. Buonasera a tutti, buonasera a chi ci sta seguendo in streaming e chi ancora è con noi all'interno di Sala Leonardo, dove questa è l'ultima conferenza della giornata di Salone Serai 2021. Devo dire che è stato un salone. Trago una prima conclusione, davvero interessante in termini di contenuti e di speaker. Forse seguendo un po' il trend che stanno avendo gli ESG, anche il Salone sta avendo un trend di crescita in termini di argomenti toccati e in termini di qualità espresse e anche in termini di, come dire, di seguito. Mai come quest'anno abbiamo avuto registrati alla giornata. Oggi abbiamo peraltro questa doppia formula in presenza e in streaming, che consente di seguire i lavori anche in remoto a chi non è riuscito a raggiungerci qua a Palazzo delle Stelline. Allora, io vado a introdurre quello che appunto dicevo è l'ultima but not least delle conferenze di oggi. Al contrario, andiamo ad affrontare il tema della ESG Identity dell'SGR, come misurarla, punto di domanda. L'ESG Identity è un concetto che ci ha accompagnato fin dalla prima conferenza di oggi. È stato un po' il leitmotiv della giornata, ovvero come sta cambiando il modello ESG e come si sta spostando l'ambito di valutazione dal prodotto ai soggetti. Quindi non mi accontento più di capire o di vedere se c'è una label su un determinato prodotto, ma vado ad interrogarmi, vado ad analizzare chi c'è dietro quel prodotto e se questo chi ha delle qualità, come dire, dei livelli di sostenibilità che lo rendono credibile e consistente con ciò che mi sta offrendo. In questa sessione andremo a presentare il nostro modello di analisi della ESG Identity dell'SGR e poi avremo il piacere di parlare con cinque rappresentanti delle SGR del Salone Serai, in particolare Antonio Volpe, Head of External Distribution di Amundi, Fabrizio Salvi, responsabile clienti istituzionali di Groupama, Lorenzo Alfieri, Country Head JP Morgan Asset Management, Giancarlo Sandrin, Country Head Italy di Legal & General e Marcello Matranga, Country Head di Robeco Italia. Quindi poi avremo una ricca tavola rotonda a seguire le mie slide. Allora, cominciamo con la presentazione. ESG Identity, come misurarla? Intanto una definizione, quella da cui partiamo come concetto di ESG Identity. Intendiamo un insieme di elementi distintivi di un soggetto a partire dalla sua struttura organizzativa, quindi la sua governance, per arrivare alla coerenza e consistenza ESG della sua offerta, quindi andiamo proprio sul marketing, passando per le modalità con cui il soggetto pensa, ovvero la cultura aziendale, e si impegna sul fronte sostenibile, il suo scopo ESG. Il suo purpose, direbbero in ambito aziendale. Quindi come l'azienda si interroga su qual è la propria ragione d'essere. La ricerca è sviluppata su due ambiti, l'assessment, vediamo se riesco a inquadrarlo, l'assessment di governance e l'analisi dell'offerta e dei criteri ESG delle società analizzate. E poi avremo una parte finale con i risultati complessivi. Allora, senza adesso, come dire, affondare sotto i numeri che vi andiamo a proporre. Vediamo che cosa significa andare a vedere l'assessment. Sono state analizzate 111 casi di gestione. L'analisi riguarda i documenti e le informazioni disponibili sui siti web delle case di gestione e ad ogni società è stato dato un punteggio che va da un minimo di 0 a un massimo di 40. E questo 0-40, ecco qua vedete, come dire, graficamente, la ricerca ha preso in considerazione quattro aspetti, quindi per dare questo voto consideriamo quattro pillars dell'SGR, ovvero la stewardship e il commitment, il team ESG inteso come know-how interno ESG, l'engagement inteso come capacità dell'SGR di attivarsi presso l'economia reale e poi evidentemente sito e comunicazione, nel senso quanto e come il soggetto comunica questo suo impegno e prende posizione. 1, 2, 3 e 4, sito e comunicazione.
Vabbè, anche qui siamo in ambito qualitativo, non lo vedete, c'è una piccola leggenda sotto di metodologia. Andiamo a vedere proprio in maniera piuttosto rapida le situazioni pillar per pillar, quindi stewardship e commitment. Vedete che, lo vediamo in fondo, c'è un piccolo arretramento per quanto riguarda coloro che hanno ottenuto lo score top, però c'è un evidente miglioramento per chi ha ottenuto gli score più alti, sebbene non il top. Quindi nel 2021 il 58% del campione dell'SGR ha una valutazione compresa tra 7 e 10. Rispetto allo scorso anno questa performance è aumentata, quindi qui siamo in ambito migliorativo. In termini di team ESG il discorso è migliorato anche in termini di leader, oltre che essere migliorato, qui vediamo sul voto 7, invece sul voto forse sul voto 8 è stato un pochino più debole, però complessivamente il 55% del campione dell'SGR ha una valutazione compresa tra 7 e 10 rispetto allo scorso anno, anche qui quindi risultato positivo. Il discorso è uguale a quello relativo al commitment per quanto riguarda l'engagement, c'è un miglioramento strutturale, c'è una difficoltà invece in termini di leader, probabilmente su questo abbiamo un po' stretto i parametri di valutazione, però anche qui siamo in una situazione 54% tra 7 e 10 che rispetto allo scorso anno aumenta, quindi aumenta la quota di società nella parte alta della valutazione. Sito comunicazione, rivediamo la stessa situazione, cioè c'è un generale miglioramento verso la parte alta, per quanto riguarda i leader invece no, c'è un abbassamento, ma il risultato è lo stesso. Sostanzialmente i quattro pillars, scusate, consentono un miglioramento rispetto all'anno precedente. L'analisi, anno precedente perché questa parte della ricerca la stiamo sviluppando da diverso tempo, non è una cosa che abbiamo costruito di recente, fa parte tra l'altro anche di una parte di valutazione dei nostri awards, l'assessment, quindi siamo in grado di tracciarne lo storico. Invece questa parte, l'analisi delle offerte dei criteri ESG, è una parte che abbiamo cominciato a studiare lo scorso anno e quest'anno peraltro abbiamo anche cambiato la metodologia. Cosa significa andare ad analizzare l'offerta? Lo tentiamo di spiegare qui, non è l'ESG analisi non è indipendente dall'analisi dell'offerta, vuol dire andare a considerare che tipologia di prodotto, da che tipologia di prodotto è composta questa offerta e con tipologia di prodotto andare a vedere se questi prodotti adottano una strategia di quale livello di investimento responsabile, cioè se siamo nell'ambito della pura esclusione, o al contrario, se adottiamo strategie magari più di impatto, quindi molto più complesse da introdurre. Questa parte dell'analisi è stata sviluppata sempre sul nostro Atlante SRI, qui ci sono alcuni dati di Atlante SRI che però vi sono già stati commentati in altre conferenze, quindi sia sui fondi sia sugli ETF SRI. L'analisi, dicevamo, viene fatta cercando di tenere in considerazione all'interno dell'offerta quanto incidono queste variabili che sono i 7 approcci individuati da Eurosif per declinare le strategie che un gestore può adottare in termini di investimento ESG. La base di partenza è sempre l'Atlante e l'analisi è sviluppata principalmente sui documenti e le informazioni disponibili sui siti web delle aziende, delle società di gestione che abbiamo monitorato. Quindi, cosa abbiamo visto? Andiamo a vedere e a scomporre la nostra offerta in termini complessivi. Allora, intanto, in maniera semplice, abbiamo visto che il 21% delle società dichiara nei documenti di utilizzare più di 5 criteri ESG. Devo dire che è un risultato piuttosto forte, perché 5 criteri è un impegno preso nei documenti dell'SGR molto forte, quindi dire che per un prodotto utilizzo 5 criteri, quindi non c'è solo l'esclusione, ma magari c'è l'esclusione più l'integrazione, più il best in class, più eccetera, eccetera, arrivo a 5, è una sforza notevole.
Il 51%, la maggioranza, si ferma tra 3 e 5 criteri, il 27% utilizza uno o due criteri, l'1% della società non l'abbiamo trovato sostanzialmente. Comunque il dato che più colpisce è senz'altro questo 21% oltre i 5 criteri, ma anche un 51%, quindi più della metà delle SGR analizzate, adotta nella propria offerta tra i 3 e i 5 criteri. Allora, andando a vedere, abbiamo dato un punteggio a questa tipologia di offerta, quindi associando ad ognuno di questi approcci un valore e ponderandolo poi per l'insieme dell'offerta della SGR con uno score minimo da 0 a un massimo di 10. E questi sono i risultati in base ai criteri ESG e all'offerta. Quindi vediamo che il 40% delle società ha un punteggio oltre 7.5, quindi anche dal punto di vista dell'offerta c'è un risultato piuttosto buono. Lo score medio per criteri è pari a 6.78. Allora, risultati complessivi. Abbiamo preso queste due macro aree di indagini e le abbiamo ponderate per dare un punteggio da 0 a 100. Abbiamo dato un 60% di peso all'assessment, che abbiamo già visto, e l'abbiamo integrato ponderandolo al 40% con l'analisi dell'offerta e dei criteri ESG. E siamo arrivati a questo risultato. Punteggio complessivo. Arrivo perché qua ha i suoi tempi. Vedete che comunque anche in termini di risultati complessivi c'è una situazione piuttosto interessante, perché il 26% delle società analizzate si trova nel range più elevato e il 56% si trova all'interno di questi due primi range, quindi un punteggio superiore a 60. Ci siamo anche un po', non dico lanciati, però insomma abbiamo anche cercato di individuare le diverse facce di identità e abbiamo chiamato come ESG Confident quelle SGR che sono nella prima parte, nella prima suddivisione. Abbiamo chiamato responsabili le SGR che si trovano nel secondo gruppo, empatici, inconsapevoli e distaccati a scendere, dandogli un'area di convinti, volenterosi e opportunisti. È evidente che questo è un modello, se vogliamo, anche di frontiera, cioè andare a capire che cosa sia e andare a quantificare che cos'è la ESG Identity probabilmente non può basarsi su un modello statico, ma richiede, come il mondo ESG, una dose di dinamismo, di dinamicità elevato, quindi è un modello che immagino si rivelerà dinamico in prospettiva, cioè quindi si aggiusteranno i parametri, probabilmente se ne stringeranno alcuni e se ne introdurranno altri. Noi lo utilizziamo per dare un'alternativa alla valutazione che il mercato oggi dà all'ESG basandosi sul prodotto. Ecco, la presentazione si ferma con questi dati. Direi che a questo punto su questi risultati io fermo la presentazione e chiamo i miei, come dire, compagni di tavola rotonda per avere una loro idea, una loro impressione, anche una loro, come posso dire, anche per raccontarci la loro esperienza in termini di questa frontiera della ESG Identity. E seguo la scaletta che è anche sul programma. Quindi parto con Antonio Volpe, Head of External Distribution di Amondi, che se non sbaglio ha anche delle slide, giusto? Sì, quindi esatto. Chiedo anche alla regia. Sì, tieni. Ok, magari. Ma noi abbiamo parlato appunto proprio dei quattro pilastri di questa analisi che poi si sintetizzano in un unico termine, no? Che è quello della governance, che è estremamente importante proprio per passare dal vendere sostenibilità a essere sostenibili, perché alla fine possiamo essere anche più efficaci nella vendita della sostenibilità se dimostriamo di essere sostenibili nella nostra organizzazione. E quindi la governance è fondamentale per tutti quanti noi asset manager. Diciamo che in Amundi la prima cosa che abbiamo fatto è dotarci di una business line
completamente autonoma, indipendente, di oltre 40 professionisti, e tra questi ci sono 17 analisti ISG che valutano gli emittenti. Non entro nel dettaglio della governance, ma mi porto un po' di esempi perché è importante, soprattutto per evitare alcuni conflitti di interesse, in particolare con, tra il team degli analisti ESG rispetto agli analisti fondamentali, perché è ovvio che ogni emittente viene analizzato sia da un punto di vista fondamentale, quindi secondo i criteri tradizionali e le metriche tradizionali, ma lo stesso emittente poi viene analizzato dall'analista ESG sotto il profilo delle tre dimensioni, ma anche per evitare, che è ancora più pericoloso, il conflitto di interessi esistente tra, che ci può stare tra la business line ESG e l'area investimenti. I nostri gestori invece ritrovano direttamente sul front desk, e quindi sul tool front, direttamente l'analisi ESG, e non possono e non entrano nel processo di valutazione di nessun emittente. Direi che poi questo tipo di organizzazione impatta anche sul processo di analisi dei singoli emittenti, tant'è vero che noi sì, utilizziamo, come tanti altri asset manager, dei data provider esterni, ma questo è un po' il primo filtro di analisi, perché poi tutta questa quantità di dati raccolta e analizzata va a confluire in una piattaforma proprietaria che ci permette poi di ponderare i vari ranking ricevuti per poi arrivare a una valutazione sintetica del singolo emittente. Tra l'altro, appunto, l'approccio è sia un approccio qualitativo che un approccio quantitativo. Primo step, abbiamo detto, i data provider sono ben 14 in Amundi, che danno dei feedback e dei input di natura sia qualitativa che quantitativa. Tutto va a confluire nel modello proprietario. A questo punto, utilizzando i criteri interni, andiamo a ponderare per le singole dimensioni ESG, e poi il singolo emittente arriva a una classificazione che va dalla A, che sono gli emittenti più virtuosi, rispetto alla G, che sono gli emittenti meno virtuosi. Dopodiché, che cosa succede? Che, come dicevo prima, queste valutazioni appaiono direttamente sul front e sulla piattaforma dei singoli gestori. In Amundi escludiamo tutti gli emittenti, da tutti i portafogli gli emittenti classificati G, e quindi lì c'è proprio una vera e propria barriera e blocco operativo che il gestore trova, quindi non può fare assolutamente nulla, nemmeno ex ante, assolutamente c'è il divieto assoluto su quell'emittente. Mentre se cominciamo a muoverci all'interno dei vari articolo 8 e articolo 9 dell'SFDR, fino alla E possiamo investire in fondi classificati in articolo 8, e invece ci muoviamo nel range AD per quanto riguarda l'articolo 9. Poi, sia nell'articolo 8 che nell'articolo 9 abbiamo anche il criterio che definiamo beat the benchmark, cioè la media di questo scoring del portafoglio che andiamo ad implementare deve superare il benchmark di riferimento, e quindi deve avere uno scoring e un ranking superiore rispetto al benchmark. Quindi abbiamo visto come una governance è una business line completamente indipendente dalle altre aree dell'SGR, e in particolare indipendente dall'area investimenti, nonché dagli altri analisti fondamentali, ci porta poi a creare un processo molto
più robusto e probabilmente appunto più sostenibile. Perfetto. Allora, poi hai altre due slide su cui chiudiamo il discorso nel secondo giro. Va bene, allora invece, seguendo la mia scaletta, Fabrizio, hai anche, come dire, la possibilità di attingere all'esperienza internazionale, all'esperienza francese in termini di ESG Identity in una distinzione, come ci siamo detti in backstage, tra soft e hard identity, prodotto e identità. Sì, esatto. Intanto grazie Luca per questo invito che arriva, diciamo, a fine giornata, quindi giornata ricca di stimoli, di spunti di riflessione interessanti per tutti noi operatori. E tra l'altro, insomma, mi trovo in una tavola rotonda insieme a illustri colleghi anche molto più grandi di noi, insomma. E noi, diciamo, il tema che sicuramente il tema dell'identità ESG è un tema che sta divenendo sempre più importante nella strategia di comunicazione delle SGR, e questo perché identifica quelli che sono, diciamo, gli elementi, diciamo, le caratteristiche principali che rendono una società e il suo approccio alla sostenibilità diversa da altre. Sappiamo che non esiste un unico, diciamo, approccio, abbiamo già visto nella ricerca che ci sono molteplici approcci che si possono adottare in tema di sostenibilità. È quindi il risultato di un processo lungo che richiede anni. Noi sono 20 anni, insomma, che operiamo su queste tematiche, e che si sviluppa, diciamo, coinvolgendo tutta l'organizzazione. Tra l'altro è uno sforzo non per niente banale, che, se fatto bene, consente alla SGR di andare a formalizzare e comunicare in maniera chiara, sia internamente che esternamente, quelle che sono, quello che è il proprio brand in relazione alle sfide, agli obiettivi che ha scelto di perseguire. Quindi permette non tanto di dire cosa si fa e come viene fatto, ma soprattutto si riesce a comunicare perché si fanno certe cose. Nel nostro caso, ad esempio, avevo una slide, scusi. Nel nostro caso la nostra identità si riassume nel investire per il futuro. Con questo, noi siamo un gestore attivo, quindi con questo motto vogliamo esprimere tutta la nostra convinzione che le scelte di investimento possono avere un potere trasformativo. Tra l'altro che i criteri ESG integrati all'interno dell'analisi permettono di anticipare i rischi, ma soprattutto trovare delle opportunità di investimento alla luce di quelle che noi vediamo come le tre grandi transizioni che ci sono oggi, quindi la transizione energetica e ambientale, ma anche quella demografica e digitale. Venendo alla ricerca, che ho trovato estremamente interessante, l'aspetto che, su cui appunto volevo soffermarmi brevemente, che mi ha colpito, è stata la metodologia, e in particolare la ponderazione tra quelli che sono gli aspetti dell'identità che possiamo definire aspetti qualitativi più soft, quindi come abbiamo visto l'engagement, la stewardship, la ricerca e anche quindi il team di ricerca e la capacità di comunicare all'esterno attraverso il sito il proprio operato, e che ha un peso importante, il 60% insomma, maggiore rispetto a quella che invece è la materialità, quindi la parte prodotti, che poi è un aspetto importante nell'attività di noi case prodotto. Guardando all'esperienza
è sicuramente intanto un approccio condivisibile e assolutamente sensato, però ecco, diciamo, guardando un po' all'esperienza del, diciamo, da gestore estero, quindi ad alcuni mercati, in particolare quello francese, quello che mi sembra di, diciamo, di riscontrare è che è molto difficile andare a separare questi due aspetti, e anzi, diciamo, se vogliamo vedere il livello di consapevolezza diciamo, avanzamento dell'identità e del brand su queste tematiche, è proprio forse nella direzione dei prodotti che dobbiamo guardare, diciamo, intendo non qualsiasi prodotto, quindi non i prodotti articolo 8 o articolo 9, ma quei prodotti per i quali, ad esempio, nel mercato francese, l'asset manager si è volontariamente sottoposto a un processo di audit, un processo di audit che è appunto estremamente lungo, dura, insomma, alcuni trimestri, e che tiene conto, prende in analisi, diciamo, intanto coinvolge tutta la società, quindi, diciamo, è impossibile, diciamo, da percorrere se non c'è veramente un commitment di tutti i team all'interno della società in questa direzione, e coinvolge ad esempio il team di ricerca, il team di gestione, ma anche ad esempio il team legale di compliance o gli stessi team di reporting e di performance. È appunto questo processo che si chiama appunto di labellizzazione, quindi di una sorta di etichettatura, di certificazione di qualità, e che non solo guarda ad aspetti di prodotto. È vero che nasce per certificare un prodotto, e in particolare per certificarlo diciamo, con l'obiettivo di distribuirlo in un certo mercato, ma guarda anche a quegli aspetti che abbiamo visto prima nella ricerca, quindi più soft, per cui gli aspetti legati alla, diciamo, all'identità, quindi qualitativi legati all'identità della SGR, per cui si vanno ad esaminare la politica di ESG, la politica di, in particolare di engagement e di voto, la metodologia di analisi che ad esempio io descriveva poco fa Antonio, quindi, diciamo, si guardano degli aspetti proprio che in qualche modo consentono di comunicare in qualche modo all'esterno, attraverso appunto questo label, la solidità del brand, e quindi, diciamo, dell'identità della società verso l'esterno. Per cui, ecco, diciamo, e concludo, questo aspetto, quindi, di questo processo di labelizzazione, che coinvolge quindi sia la componente appunto soft che hard, diciamo, è un processo sicuramente che potrebbe nei prossimi anni prendere, diciamo, sicuramente piede anche qui, anche in Italia. Probabilmente potremmo assistere alla nascita e all'utilizzo, alla diffusione di una label a livello europeo. Perfetto. Sì. Grazie. Allora, Lorenzo Alfieri, Country Head JP Morgan Asset Management Italia. Parlando nei giorni scorsi ci siamo un attimo confrontati, e uno degli aspetti che trovo interessanti è come all'interno di un gruppo delle dimensioni come JP Morgan, certo non devo descrivere io, l'integrazione, l'arrivo degli ESG magari abbia cambiato anche con la creazione di team interni, abbia cambiato un po' forse anche la struttura e il modo di funzionare per chi ci lavora all'interno. Sì, grazie mille, grazie a tutti. Chiaramente parlare di ESG è sempre abbastanza complesso, può sembrare strano, ma effettivamente è un momento, diciamo, di cambiamento che possiamo dire
non solo per la nostra azienda, ma per credo tutto il sistema e tutta la nostra industria sia un changeover molto significativo. Quindi credo che le nostre testimonianze siano delle testimonianze da prendere con interesse, ma anche capire che c'è un'evoluzione in corso, per cui sono diciamo dei passaggi che le nostre società stanno facendo per probabilmente giungere a un traguardo conclusivo, quindi a dei modelli direi diversi rispetto a quelli che erano presenti fino a poco tempo fa. Per quanto riguarda noi è chiaramente il tema di come affrontare questa nuova evoluzione dell'industria parte però da un presupposto secondo noi fondamentale, cioè non si può parlare di integrazione in un modello sostenibile se non si parte ovviamente da un cambiamento culturale all'interno della stessa struttura organizzativa. Per cui il nostro cambiamento iniziale non ha toccato, possiamo dire, necessariamente i sistemi, i prodotti, le modalità di interfaccia, ma soprattutto ha riguardato la cultura interna, la cultura di fare ovviamente un'attività di investimento e poi ovviamente tutto quello che ne consegue in modo diverso e consapevole rispetto al passato. Questa prima fase è durata diversi anni, non è partita e si è risolta in pochi mesi, perché cambiare ovviamente radicalmente la cultura di approccio di una società, di una società in generale, non necessariamente solo la nostra, richiede tempo, richiede presa di coscienza, richiede ovviamente soprattutto investimenti significativi anche ad esempio negli applicativi, nei software. Quindi questa è stata, possiamo dire, la prima fase che ha coinvolto tutti i vari livelli dell'organizzazione, non necessariamente solo i portfolio manager o gli analyst, ma anche ovviamente tutte le altre strutture di supporto, anche ovviamente la struttura commerciale di marketing, proprio perché solo attraverso, ripeto come ho detto prima, un cambiamento consapevole si può poi pensare di cosa, ovviamente di andare verso le fasi successive. Le fasi successive sono quelle ovviamente di implementazioni di modelli. Ce ne sono vari, sono già stati presentati due qua dai miei colleghi, ma sicuramente ne avremo anche altri proprio in questa fase iniziale di modelli ovviamente di analisi di società, di emittenti diversi rispetto al passato, integrazione ovviamente di rating interni o esterni, modalità di costruzione e di produzione di research di materiale informativo rispetto ovviamente al passato molto diverso, perché poi si giunge ovviamente al nostro interfaccia, che è il cliente, sia esso ovviamente un istituzionale, sia un intermediario oppure il cliente finale, che ha esigenze e dovrà avere esigenze radicalmente diverse rispetto al passato. Ecco, possiamo dire che ovviamente tutte queste fasi sono fasi direi di in fieri, sono ovviamente dei passaggi che stanno avvenendo, secondo noi non sono ovviamente quelli conclusivi, basti pensare ovviamente al discorso della tassonomia su cui tutti ancora siamo purtroppo in mezzo al guado, è vero che abbiamo dei rating interni, è vero che abbiamo dei providers esterni, ma sappiamo che quanta difficoltà c'è nell'analisi soprattutto per quanto riguarda gli emittenti obbligazionari per aziende che magari sono ottime aziende ma che hanno purtroppo dei processi magari industriali molto complicati per poterli far trasmettere verso la piena sostenibilità, e non per questo ovviamente devono essere discriminati perché magari sono aziende estremamente importanti e profittevoli. Questo solo per far capire che c'è ancora molto lavoro da fare, però ripeto, siamo appunto in piena mano d'opera per raggiungere, ripeto, degli obiettivi molto più direi rotondi in termini di sostenibilità rispetto al passato. Grazie. Poi magari dopo
cerchiamo di capire assieme il discorso dell'internazionale, del gruppo internazionale, che cosa può offrire in maniera trasversale per questo cambio di dimensione e di cultura aziendale. Allora, Giancarlo, nel cercare di differenziare gli aspetti in preparazione della conferenza, tu hai indicato un tema abbastanza specifico e anche, come dire, ben individuato. Quando parliamo di ESG, un ruolo importante ce l'ha anche il modo in cui si comunica e si è trasparenti. Esatto, ma quello che mi premeva evidenziare un po' in questa serata era proprio l'importanza, visto che anche tu parlavi di ESG identity e l'assessment di una società dal punto di vista ESG deve essere fatto anche con i dati pubblici, volevo mettere un po' l'accento proprio su questa componente qui. Per noi la parte web diventa un canale importantissimo per comunicare le modalità con le quali noi effettuiamo tutte le nostre scelte sulla base ESG. Ma questo deve essere una cosa importante non soltanto per l'investitore che approccia Legal & General, vuole capire come costruisce i prodotti, siano essi sostenibili, siano essi non sostenibili. Perché la sostenibilità in realtà riguarda nel nostro caso l'intera schiera di investimenti, sia quelli che chiamiamo Article 8, Article 9, ma rientrano comunque in un certo senso nell'interno della filiera di analisi fondamentale dei singoli titoli. Ma oltre a questo diventa importante anche dal punto di vista delle aziende nelle quali investiamo far capire loro come le valutiamo e quali sono i criteri di valutazione. Quindi quando voi entrate nel nostro sito trovate ad esempio per una selezione di titoli principali azionari tutta una descrizione di quella che è la sostenibilità e lo scoring ESG che noi andiamo a dare. Ma questo ci consente non soltanto di far capire meglio all'investitore e alle società come valutiamo gli investimenti, ma ci aiuta in particolare a definire poi le nostre politiche di engagement, perché sulla base dei voti, delle votazioni, degli scoring che voi trovate all'interno del nostro sito, quello vi darà già una chiara indicazione di come sarà il nostro approccio al voto. Quindi la parte dei good ESG score che avranno un'allocazione positiva di capitale e dall'altra parte chi ha un bad ESG score avrà poi un'attività molto forte di votazione e di engagement. Ma non voglio andare troppo nei dettagli, ma per farvi capire un po' come ci approcciamo per capire quali sono, passatemi il termine, buoni e cattivi lato ESG, quello che noi andiamo a fare innanzitutto andiamo a prendere tutti i dati disponibili da un punto di vista ESG, non li prendiamo tutti perché sarebbe praticamente impossibile, ma la cosa importante è capire quali sono i dati che rappresentano dei temi strutturali che devono essere valutati in questo specifico momento e quali cosa anche il mercato sta guardando da un punto di vista della sostenibilità, quindi andare ad identificare dei macro scoring ESG e poi valutare anche i singoli scoring, capire se sono dati effettivamente disponibili, se sono quantificabili e se sono affidabili, quindi capire anche se lo scoring è uno scoring che può essere utilizzato in maniera più ampia su più società, su specifici settori. E da qui abbiamo una selezione di 28 parametri chiave che ci consentono di andare a valorizzare 17.000 società. Questi 28 parametri chiave non li vado a citare uno per uno perché, ripeto, sul nostro sito sono tutti disponibili in maniera molto chiara. La cosa per noi importante, e ritorno al punto di vista della trasparenza, è la parte di disclosure. In realtà voi vedete che ci sono quattro letterine, ESG e poi c'è una T finale, che è tutto un tema di disclosure. Noi guardiamo sì tutti i dati legati all'environment, al capitale umano, a tutta la parte di governance, diritti degli investitori, piuttosto che la diversità del board, sono tutti i dati che vengono guardati
con dati specifici che per noi sono sensati, ma in più è tutto il tema del disclosure che diventa importante nel momento in cui noi andiamo a valutare un'azienda. Questo perché? Perché ci consente poi di andare a identificare le società sui quali vogliamo lavorare. Qui sono riportate degli esempi di ESG scoring di società che per noi non avevano un livello sufficiente e le attività che abbiamo fatto su queste società. Uno dei casi più conosciuti è quello di ExxonMobil, dove Legal & General, assieme poi ovviamente non siamo solo noi, ma si tratta anche di lavorare in partnership con altri player, siamo riusciti a far introdurre dei consiglieri indipendenti all'interno del board. Quindi una società che ha uno scoring negativo, a nostro parere, non necessariamente deve essere una società sul quale non si va a investire. Ci possono essere dei casi in cui dopo tanti sforzi si decide, non si riesce a ottenere il risultato voluto, si esce da quella società, ma lo scopo che a nostro parere dovrebbe avere un asset manager sostenibile è quello di portare il cambiamento. Quindi troviamo quelli che sono le società sul quale vogliamo lavorare e apportiamo delle attività di engagement ed eventualmente anche di voto contrario sui temi che abbiamo individuato essere temi di attenzione, che quindi devono essere modificati da chi può farlo, quindi dagli investitori. Ok, chiaro. Allora, chiudiamo il giro con Marcello Matranga, Country Head Robeco Italia. Serve il giro slide, ce lo passiamo da un'ala all'altra. Allora, con Marcello parlando nei giorni scorsi si era affrontato il discorso della come porsi anche in qualità di, per certi versi senz'altro, di benchmark della sostenibilità qual è Robeco in una situazione di forte cambiamento qual è quello attuale. E la parola chiave che mi aveva colpito nel confronto che abbiamo avuto era quella di stewardship, cioè impegnarsi per il sistema. Sì, intanto grazie Luca per l'invito, un saluto a tutti i colleghi appunto in presenza e soprattutto quelli collegati da remoto. Allora, mi permetto di cominciare con un plauso a te Luca e a chi è stato coinvolto in questo esercizio che io chiamerei quasi impossibile, cioè quello di creare, di cercare ovviamente scomponibilità di un'identità di ESG che per definizione è forse una delle cose più fluide in questo momento, quindi il fatto di averla analizzata in maniera così puntuale, così discreta, credo che sia un punto importante per evidenziare appunto effettivamente quali siano i caratteri distintivi di ciascuna casa. Ma allora, nel nostro caso, Robeco diciamo, arriva a plasmare e a proporre la propria identità dopo un percorso durato un trentennio, che ci ha portato di fatto a calcare i primi passi con le forme di investimenti sostenibili, come dire, un pochino più specifici, legati all'esclusione sulla base di esperienze valoriali di chi investiva, chi chiedeva insomma a Robeco di gestire i propri capitali, e poi nel corso ovviamente dei decenni si è appunto questa tecnica raffinata ulteriormente aggiungendosi, integrandosi con appunto integrazioni di informazioni di sostenibilità all'interno dei processi finanziari, piuttosto che arrivare al rafforzamento di tutta quella creatività di active ownership and engagement che oggi forse più che altre rappresenta forse la forma più sofisticata di investimenti sostenibili, proprio perché in un contesto in cui si parla molto di transizione e di accompagnare le industrie, i settori strategici verso un modello più sostenibile, ecco, l'industria, l'indotto del mercato degli investimenti, il mercato dei capitali è, se vogliamo, il viatico forse più efficace, e in questo senso insomma l'attività appunto di dialogo attivo nei confronti delle aziende, degli stati sovrani emittenti di debito, vedete che capite insomma che ricalca un'importanza strategica. Dicevo, siamo arrivati insomma a plasmare e a coltivare la nostra identità nel corso degli anni. E da un lato, già l'hai anticipato tu nell'apertura della domanda, Luca, ci pone ovviamente in una condizione di stewards del mercato, ma lo facciamo ovviamente con grande piacere, grande orgoglio e grande responsabilità, ovvero quello di accogliere molto positivamente il fatto che tutta l'industria dell'asset management e degli investimenti e del mercato di capitale più in senso ampio
abbia individuato questa come, diciamo, azione irrinunciabile per ovviamente contribuire alla preservazione degli equilibri dell'ecosistema appunto che ci ospita nella nostra quotidianità. E quindi il nostro obiettivo in questo senso è quello di voler rimanere sempre un passo avanti rispetto alle diciamo i terreni inesplorati, che evidentemente sono tanti. Pensiamo soltanto a tutto il tema della transizione energetica finalizzata ovviamente all'abbattimento dell'impronta di anidride carbonica. C'è un tema in questo momento assolutamente determinante, è quello del come calcolo, come rendiconto al cliente investitore e l'autorità di regolamentazione la mia capacità di contenere e abbattere l'impronta di anidride carbonica. Quindi in questo senso siamo in prima linea impegnati proprio per cercare, attraverso ovviamente le partnership che sigliamo a livello internazionale, a definire ovviamente prassi e competenze in questo senso. L'altro modo in cui rappresentiamo molto chiaramente la nostra, vogliamo rappresentare molto chiaramente la nostra identità in termini, diciamo, di gestori sostenibili, e cercando di essere molto chiari, molto schietti rispetto a che cosa intendiamo fare di questa esperienza maturata fino adesso e di come intendiamo, insomma, proseguire il nostro tragitto nel corso dei prossimi anni. E lo facciamo anche con un orizzonte anche relativamente realistico, parliamo di 5 anni. Vedete qui, ho portato, credo che sia un esercizio di grande trasparenza da parte di un'azienda in questo momento impegnata a fare appunto gli investimenti sostenibili, il proprio marchio di fabbrica, il piano quinquennale rispetto al quale Robeco intende imprimere la propria forza evolutiva rispetto ai temi di investimenti sostenibili. Tutto parte da un'ambizione. Vogliamo essere considerati una, se non tra le, soluzioni più direttamente utilizzabili, riscontrabili sul mercato per quei clienti, per quegli investitori che oggi devono ancora cominciare il loro tragitto verso l'adozione di criteri di investimento sostenibili. E lo vogliamo fare attraverso, diciamo, delle direttrici che sono molto quantificabili. Il nostro è un orientamento molto chiaro, nel senso che tutta la proposizione di soluzioni di investimento di qui in avanti non potrà prescindere da ovviamente l'attenzione molto, molto chiara, molto forte nei confronti di temi climatici, piuttosto che di temi di biodiversità o di altri temi di sostenibilità. Lo faremo attraverso diciamo, un chiaro orientamento a voler creare un impatto misurabile nei confronti ovviamente della comunità e dell'ecosistema ovviamente in cui ci troviamo ad operare. E in ultima analisi, oggi se ne parla molto insistentemente, abbiamo dichiarato molto chiaramente il nostro obiettivo di raggiungere la neutralità carbonica rispetto agli asset che gestiamo per conto dei nostri clienti entro il 2050, anche in questo caso, insomma, abbiamo anche definito le modalità attraverso cui farlo. Dicevo, è un piano quinquennale che si fonda su 6 pilastri molto individuabili, molto chiaramente individuabili. Il primo di questi, l'ho già annunciato, è quello di allargare e massimizzare il più possibile ovviamente l'impronta di soluzioni di investimento dichiaratamente allineati con i temi di emergenza climatica, dichiarati con i temi ovviamente di emergenza o comunque di cura del sociale, di tutto quello che ovviamente attiene al mondo della sostenibilità. E in questo caso lo vogliamo fare mantenendo anche un presidio rispetto anche alla coerenza che proponiamo alla comunità di investimento. In questo caso mostro, evidenzio un po' quella che è la esposizione, o comunque l'esposizione aggregata di soluzioni di investimento gestite da Robeco che appartengono, secondo la classificazione SFDR emanata con la prima tornata del 10 di marzo di quest'anno, ci pone intorno al 95% con soluzioni, diciamo, appartenenti a categoria all'articolo 8, all'articolo 9, quindi identificando una chiara coerenza rispetto a dove effettivamente vogliamo posizionarci in termini di offerta. Secondo punto è legato al tema di espandere la ricerca. La ricerca è il tema in assoluto dirimente di qui in avanti rispetto a come effettivamente generare, erogare servizi di investimento sostenibili. Abbiamo identificato anche in questo caso molto chiaramente le direttrici su cui dobbiamo lavorare. Abbiamo parlato di emergenza climatica, abbiamo parlato, o meglio, cito adesso il tema della biodiversità, che è ancora molto da dover essere esplorata in termini appunto di applicazione sugli investimenti, e su tutto il tema legato ai diritti umani. Il terzo punto, vedete qui raffrontato, è relativamente alla nostra ambizione di voler creare il massimo impatto positivo permesso
dalle attività di gestione, delle attività di investimento che conduciamo. E certamente il successivo blocco identifica una verità assoluta in questo senso. Non possiamo avere, sarebbe come dire anacronistico, sarebbe anche ridicolo pensare di poter imprimere e di poter, diciamo, rappresentare una differenza operando in singolo o operando indipendentemente. Lo facciamo già da tempo e continueremo a farlo sempre di più. In partnership non significa semplicemente lavorare con i nostri clienti investitori e distributori su un modello internazionale, ma farlo soprattutto con altri protagonisti ovviamente dell'industria, attraverso cui stiamo dando vita a forme consorziate di aggregazioni internazionali, attraverso cui vengono definite convenzioni, pratiche e modelli ovviamente ripetibili. E quindi questa è in questo senso ancora una volta una grande responsabilità che sentiamo come rappresentante di questo mondo. Da ultimo o da penultimo, il tema dell'allineamento con la normativa. Sapete bene che ormai già da un triennio, perché in realtà ci vede impegnata già da qualche tempo in più rispetto a quanto effettivamente la normativa attualmente in discussione sia in qualche maniera ci abbia un po' in qualche maniera interessato. Quindi al di là diciamo, dell'appuntamento del 10 marzo di quest'anno, che ci ha visti insomma arrivare a dichiarare un pochino tutte le nostre intenzioni in termini diciamo di disclosure, di dichiarazioni, di rendicontazione e di classificazione delle nostre soluzioni di investimento, capite bene che dietro quel tipo di dichiarazioni, di statement, c'è un lavoro insomma di quasi 2 anni in cui siamo stati attivamente coinvolti appunto dal punto di vista regolamentare, e questo intendiamo farlo ovviamente nel prossimo futuro. Noi risolviamo questo punto insomma come dire con la diciamo, messa in sicurezza, comunque la garanzia che abbiamo sempre la licenza di operare, di poter appunto affidarci al fatto di essere allineati rispetto alla regolamentazione. Ultimo punto, che non meno importante: predicare bene, dico io, razzolare altrettanto bene, perché ovviamente oltre a quello che ci proponiamo di fare rispetto alle attività di gestione per conto dei nostri clienti investitori, è assolutamente importante dare coerenza anche rispetto alla condotta operativa dell'azienda. In questo senso abbiamo già identificato obiettivi molto concretamente individuabili da un punto di vista di contenimento dei consumi, contenimento dell'impronta di anidride carbonica, proprio per cercare di creare insomma quel volano strutturale che evidentemente è necessario in questa fase. Grazie Marcello. Allora, direi che siamo andati piuttosto lunghi con il primo giro. Io chiederei un applauso, giusto perché gli spunti sono stati importanti. Siamo davvero alla conferenza di chiusura di una giornata senz'altro faticosa, perché abbiamo messo sul tavolo molte tematiche, le abbiamo discusse e ci siamo confrontati. Per cui l'applauso era legato appunto anche ai relatori, che sono riusciti in questo giro a tirare fuori altrettanti spunti interessanti. Vi chiederei a questo punto un giro un po' più rapido per chiudere, più rapido nel senso cerchiamo di essere focalizzati sul punto in maniera tale che diamo ritmo fino alla chiusura. Allora, ricomincerei con Antonio. Antonio, tu hai ancora le slide. E qua il tema legato all'identity va sul concetto di engagement e sul concetto di ESG improvers, che merita abbastanza interessante e innovativa, e magari riusciamo a mantenere l'attenzione alta. Allora, direi che Giancarlo già ha accennato un po' all'engagement e cosa facciamo come asset manager, quindi come orientiamo le scelte degli emittenti, delle aziende, e come manteniamo questo dialogo aperto. Direi che in estrema sintesi l'engagement deve avere almeno 3 caratteristiche. Non facciamo engagement su tutto, facciamo engagement su particolari temi. In particolare noi di Amundi ci teniamo moltissimo al cambiamento climatico e alle disuguaglianze sociali, riteniamo che questi siano temi che possano poi avere un impatto enorme e un eventuale anche rischio sistemico. Ci sono anche diversi paper accademici su questi aspetti, quindi
ripeto, engagement tematico con particolare attenzione al cambiamento climatico e alle disuguaglianze sociali. Poi questo engagement deve essere continuo, cioè non è che possiamo presentarci a un'azienda solamente una volta e votare e non essere più presenti, ma il dialogo è continuo e costante, proprio per orientare verso un comportamento e business model più virtuosi. Il terzo aspetto è che bisogna essere concreti e quindi per essere concreti bisogna votare e quindi esercitare il diritto di voto. Come Amundi, qua abbiamo alcuni numeri del 2020, siamo presenti su almeno 1000 aziende, 4200 assemblee alle quali abbiamo partecipato, circa 50.000 risoluzioni votate e soprattutto abbiamo votato tante volte contro, quindi quel 20% che vedete nella slide è un numero molto, molto significativo e importante proprio per un engagement attivo. Però appunto l'engagement serve non solo per orientare le aziende verso un percorso virtuoso, ma serve a un asset manager anche per selezionare quelle aziende che oggi non sono i campioni di ESG e quindi non hanno quel famoso scoring di A, di B che avevamo descritto prima e quindi non sono al top nella classifica, ma si classificano e hanno un ranking più basso, di solito intorno alla E, è lì che lavoriamo molto, perché queste aziende, sì è vero che hanno oggi un ranking più basso, ma hanno iniziato un percorso virtuoso, un percorso che appunto in pochi mesi o al massimo qualche anno li porterà a essere i campioni di domani. E questo da un punto di vista anche gestionale significa estrarre dell'alfa e quindi poter creare comunque anche delle soluzioni, dei prodotti innovativi. Abbiamo dei fondi che si chiamano fondi appunto ESG Improver, dove seguiamo proprio questo processo e andiamo a implementarlo cercando di selezionare i campioni di domani. Questo è partito con dei fondi azionari, ma adesso siamo presenti anche con dei fondi obbligazionari utilizzando questo processo e questo approccio. Bene, sempre sul lato engagement, passo la palla in questo caso sull'engagement, passa a Fabrizio, anche tu, il tema dell'engagement, in questo caso come strumento per comunicare, cioè per arrivare a un certo tipo di azienda. Sì, esatto. Non so se... Allora sì, la nostra identità sicuramente si esprime al meglio diciamo nella gestione azionaria Small and Mid Cap europea, che è una dove siamo uno insomma, dei principali player diciamo, in Europa e dico questo perché diciamo, l'azione, l'attività ESG, diciamo, un po' come appunto ricordavano i colleghi, diciamo, continua con l'azione di engagement. Il tema qui qual è? Diciamo, servono i dati e informazioni, soprattutto nel caso delle piccole e medie capitalizzazioni, dove spesso troviamo diciamo, una scarsa consapevolezza diciamo, rispetto a questi temi e anche una difficoltà diciamo, a raccogliere le informazioni. Questo è un problema per noi investitori perché quello che succede è che spesso le società di rating che coprono questi emittenti tendono a diciamo, declassarli in mancanza di dati e informazioni e questo diventa un problema perché capitali e investitori si allontanano da queste società. Per diciamo, ovviare a questo e per questo dicevo che è un aspetto importante della nostra identità di gestore, attuiamo delle azioni di dialogo continuativo con gli emittenti che diciamo, hanno performance non finanziarie diciamo, non adeguate
con l'obiettivo di trasferire le best practice, spiegare esattamente cosa noi ci aspettiamo da loro, aiutandoli a formalizzare sostanzialmente le loro sfide ESG e anche a raccogliere, strutturare e comunicare i dati che noi chiediamo, che chiediamo di produrre. In questo modo, diciamo, l'obiettivo qual è? È quello di cercare di migliorare il loro profilo non finanziario e indirettamente, diciamo, e da un punto di vista estremamente materiale, riusciamo a aumentare il potenziale di ritorno su questi investimenti. Giusto brevemente un caso che in qualche modo descrive bene il nostro approccio è quello quindi di investitore di lungo termine, è il caso di Teleperformance, comunque sono, diciamo, informazioni pubbliche che trovate nel nostro report di engagement, una società in cui siamo entrati nel 2014 che era molto piccola rispetto a come oggi, sono oltre 7 anni che lavoriamo con questa società, quindi per questo è sicuramente un caso estremamente rappresentativo. Quando siamo entrati abbiamo trovato, insomma, delle cose che non ci piacevano a livello in particolare nella politica di remunerazione, nella struttura del consiglio diciamo nella politica CSR, quindi di responsabilità sociale dell'impresa. Siamo arrivati anche a votare contro alcune risoluzioni su queste, tematiche e alla fine l'azienda, diciamo, dopo tempo, quindi serve del tempo oltre che, insomma, lo sforzo, ha iniziato a porre, diciamo, in essere delle azioni correttive e, diciamo, successivamente abbiamo riscontrato, insomma, dei miglioramenti significativi e, diciamo, in conclusione questo sforzo ha permesso, diciamo, all'azienda di attrarre nuovi investitori e nuovi capitali. Quindi, diciamo, dal nostro punto di vista l'azione di engagement sulle piccole e medie imprese diventa un modo per aiutarle a migliorare dal punto di vista finanziario e ovviamente difendere e migliorare i nostri ritorni finanziari. Ok, perfetto. Lorenzo, eravamo rimasti al, perlomeno io avevo lanciato l'idea dell'affrontare sempre, vista la caratteristica internazionale del gruppo, come si struttura una società come JP Morgan a livello trasversale e globale. Sì, no, grazie mille. Cioè, ovviamente, come ho detto prima, è chiaro che integrare la sostenibilità all'interno di un gruppo è sempre molto complesso, articolato, però direi che forse potrebbe essere interessante, appunto, cercare di capire, facendo un po' riferimento a quello che avevo detto all'inizio, cioè il fatto che si è parlato di un'integrazione senza dover necessariamente toccare in modo significativo i modelli esistenti, perché quello è il tema. Noi per esempio sull'integrazione, appunto, dei modelli organizzativi e soprattutto delle funzioni che si occupano di tutta l'attività di investimento, analisi e poi ovviamente commercializzazione, abbiamo pensato di fondamentalmente originare questa attività su due layer. Possiamo dire che da una parte noi abbiamo integrato il modello organizzativo esistente attribuendo alle persone una funzione di sostenibilità su tre diciamo angoli diversi. Quello che riguarda un po' le soluzioni da fornire ai clienti, inteso appunto di come offrire e fornire al cliente stesso soluzioni sostenibili anche con tools e anche con materiale e ricerche adeguate per ovviamente soddisfare queste necessità. Un secondo angolo che ha riguardato la ricerca e i dati, in questo caso per costruire delle ricerche nell'ambito della sostenibilità che siano in linea un po' con quelle che sono le nostre valutazioni.
per esempio nei prossimi due anni guarderemo principalmente il climate change e carbon transition, crediamo che questi siano due argomenti molto interessanti su cui vale la pena di focalizzarsi anche a livello di ricerca di dati. E un terzo fattore che è stato citato dai colleghi più volte è quello ovviamente della stewardship. Ecco, in questo caso noi esercitiamo quindi tutta la nostra attività di stewardship attraverso ovviamente quello che è l'engagement e il proxy voting, però per esempio su cinque angoli a cui noi teniamo molto: quella della governance, quello dell'allineamento con le strategie di lungo termine, la gestione del capitale umano, il coinvolgimento dei soci e ovviamente quello del climate change. Ecco, per noi questi sono angoli in cui agiamo e agiremo in modo molto significativo attraverso la stewardship. Questo è ovviamente un primo layer, poi c'è un secondo layer, e questo lo definirei un primo layer esterno, quindi di dialogo del modello e dei componenti, di chi fa parte dell'organizzazione verso l'esterno, e poi ovviamente un layer interno. In questo caso abbiamo leverageggiato la struttura esistente innestando ovviamente nuove professionalità, anche in questo caso trasversalmente a livello regionale attraverso attraverso ovviamente un'attività intrafunzionale di circa una novantina di figure che in questo caso agiscono su due fondamentali punti o angoli di intervento. Da una parte quello di data research, cioè quello di attraverso l'attività soprattutto dei portfolio manager e degli analyst di implementare e sviluppare i modelli corretti, più corretti di analisi delle aziende, sempre ovviamente in un'ottica ESG, e quello di implementare un rating interno. Quindi, come ho più volte sostenuto, è un processo evolutivo che richiede ovviamente continua manutenzione e continua innovazione. E una seconda parte che invece riguarda, possiamo dire, l'analisi strategica e di prodotto. In questo caso le figure coinvolte sono ovviamente product strategy, la parte marketing per l'implementazione ovviamente di prodotti innovativi e anche di quel materiale e di quelle ricerche che devono supportare l'attività commerciale su queste soluzioni nuove. Ecco, diciamo che come si evince, il modello rimane sempre lo stesso, ma abbiamo, per così dire, effettuare degli enhancement, come viene detto, in un'ottica ESG, proprio perché crediamo che ovviamente sia l'unico modo per procedere e cambiare e trasformare anche culturalmente l'approccio day by day degli operatori, degli analisti e portfolio manager in un modo di pensare differente rispetto al passato. Grazie. Un innesto quindi all'interno della struttura per cambiarne pian piano il DNA. Allora, Giancarlo, come una gestione passiva può essere sostenibile? Ma questa è la classica domanda da un milione di dollari che ci fanno spesso. Ci sono, a mio parere, due ambiti di sostenibilità sulla parte passiva. Il primo è legato al tema dell'active ownership, della stewardship, che è stato ben rappresentato un po' da tutti durante questo giro di tavola. Quindi il fatto che un asset manager vada a investire su titoli che possono essere più o meno buoni da un punto di vista ESG, perché magari si va a replicare un indice che non tiene conto di metriche ESG, non esclude il fatto che l'asset manager stesso poi possa intervenire da un punto di vista di engagement e da un punto di vista di voto. Quindi questo è il primo aspetto. Essere passivi non vuol dire poi essere passivi da un punto di vista della governance come azionista. Secondo aspetto è relativo invece alle modalità con cui vengono fatti prodotti nuovi che possono rispondere meglio alle richieste di sostenibilità. In questo caso gli ambiti sono molti, sono molteplici. Abbiamo i classici indici che ben conosciamo, MSCI,
Però un'altra cosa che abbiamo notato, che un po' rimane come nostro punto di forza, è quello di creare degli indici magari ad hoc che possano rispondere a delle caratteristiche e delle esigenze specifiche degli investitori. E su questo aspetto devo dire che ad esempio tutta la parte dei tematici è un qualcosa che aiuta molto non soltanto un investimento indirizzato su tematiche che sono di interesse non soltanto da un punto di vista di sostenibilità, ma da un punto di vista anche di potenziale crescita economica, ma aiuta molto anche quella che è l'interlocuzione con, ad esempio, con il risparmiatore finale, quindi anche per un consulente, per un risparmiatore, la possibilità di avere un tema dove può essere toccato nello specifico la sostenibilità. In particolare mi riferisco a tutta la parte green, pensate alla parte dei clean energy, quindi solare eolico, piuttosto che il tema delle batterie o dell'idrogeno. Sono tutti temi che sono anche semplici, se vogliamo, da spiegare e che per l'investitore finale hanno anche un senso da un punto di vista di crescita economica. Ok, Marcello, chiudiamo dunque il cerchio. Allora, io avevo preso appunti, se te la senti affrontiamo il discorso dell'asticella, come si arriva e quanto vale oggi il marketing sul net zero, no? Cioè, cosa vuol dire? Però io poi ti faccio una domanda con cui vorrei chiudere, quindi te la lascio anche come opzione nel pesare i due aspetti. Abbiamo cominciato stamattina con il discorso, sì, abbiamo iniziato sempre con net zero, ma abbiamo iniziato con la ESG Identity. Chiudendo, mi piacerebbe capire, secondo te, anche magari da quello che hai visto nella giornata, se questo concetto dell'identità sostenibile del gestore ha oggi un valore sul mercato, se ce l'ha di più di ieri e se potrà magari averlo ancora più nel futuro. Allora, cercherò di appellarmi alla capacità di sintesi per cercare insomma di rispondere a entrambe le domande. Io spero di avere anche l'aiuto delle slide, ne ho giusto solo due in chiusura. Allora, relativamente a net zero, tutt'altro che marketing in questo senso, come già sappiamo in quanto in realtà stia condizionando non solo l'industria dell'asset management, ma proprio tutte le industrie, tessuto aziendale, industriale, internazionale. Noi nel 2000, fine 2020, siamo stati tra i primi 30 firmatari dell'initiative legata alla net zero, all'ambizione della net zero relativamente al mondo dell'asset management, definendo appunto il nostro obiettivo, la nostra ambizione di voler arrivare alla neutralità carbonica di qui al 2050. Successivamente, diciamo, per cercare anche di essere un pochino più puntuali rispetto al nostro esercizio, abbiamo anche condotto un sondaggio nei confronti di un poco meno di 150 investitori, sia istituzionali che cosiddetti intermediari o wholesale, per cercare insomma di capire quanto effettivamente poi anche per chi investe al lato pratico il tema del cambiamento climatico sia un elemento importante. Allora, sicuramente c'è coerenza rispetto insomma a quello che ci apprestiamo a fare e quello che ci ritorna ovviamente il mercato a cui ci rivolgiamo. Questo è un estratto della nostra ricerca in cui sostanzialmente si è chiesto agli investitori partecipanti a questo sondaggio quanto ritenessero nel corso dei prossimi due anni importante e condizionante il tema del cambiamento climatico rispetto al recente passato, in questo caso portando indietro appunto sempre di due anni l'analisi. Allora, quello che è sicuramente importante evidenziare è che di qui ai prossimi due anni l'86% degli investitori intervistati ritiene che il cambiamento climatico dovrà essere parte integrante e condizionante della propria politica di investimento. Il dato è assolutamente importante ed evidente, ma lo è ancora di più se visto in retrospezione, nel senso che andiamo indietro di due anni, poco più di un terzo degli intervistati aveva dimostrato questo tipo di sensibilità. Aggiungo un altro dato, sempre riscontrabile nella nostra ricerca, in cui più del 50% dei soggetti intervistati ritiene che proprio in funzione dei criteri di decarbonizzazione imposti dalla transizione a cui stiamo ovviamente assistendo, rivedrà per almeno un 25, per un quarto del proprio asset allocation gli investimenti, e quindi darà luogo a disinvestimenti proprio in ragione appunto di un quarto del proprio patrimonio nel corso dei prossimi 5 anni. Quindi vedete appunto una dislocazione assolutamente sostanziale.
Allora, venendo appunto al nostro impegno sulla neutralità carbonica di qui al 2050, proprio perché siamo stati tra i primi 30 firmatari, oggi giusto per darvi un'idea, a partecipare all'iniziativa a cui facevo riferimento prima, che raccoglie ovviamente tutti i principali gestori di capitali a livello internazionale, siamo partiti in 30, siamo oggi circa 138 e rappresentiamo circa metà degli asset gestiti a livello internazionale. Quindi capite bene quanto effettivamente possa essere significativo il risultato che otterrà appunto questo consesso di lavoro. Proprio perché siamo stati tra i primi firmatari di questa iniziativa, abbiamo anche avuto, come dire, il piacere e l'onere di venire fuori con una roadmap a breve e medio termine rispetto a quali sono appunto gli impegni che metteremo in campo proprio per cercare di arrivare a questo obiettivo del 2050. Allora, in questo caso abbiamo lavorato ancora una volta schematicamente su tre punti. Il primo punto è quello di decarbonizzare la nostra attività, è un termine ovviamente inflazionato, usato e abusato questo della decarbonizzazione, ma essenzialmente significa abbattere le emissioni di anidride carbonica in funzione di quella che è A, l'attività gestita per conto dei nostri clienti, B, la condotta aziendale che ovviamente di cui ci facciamo ovviamente carico. In questo caso, in linea con quello che descrive la scienza, stiamo muovendo ovviamente il ridimensionamento, l'abbattimento dell'impronta di anidride carbonica nell'ordine del 7% su base annua, in maniera tale da poter arrivare per il 2025 ad abbattere già del 30% l'anidride carbonica emessa per conto dei nostri sia asset gestiti che dell'operatività aziendale, per arrivare al 50% di qui al 2030. Quindi dati estremamente concreti. Secondo punto è quello di accelerare la transizione. La transizione significa essenzialmente rafforzare, quanto si è detto anche in precedenza dai colleghi, rafforzare tutta quell'attività di persuasione attraverso l'engagement e l'azionariato attivo. Che cosa significa questo? Vuol dire andare a ingaggiare nei confronti dei soggetti che sono maggiormente responsabili delle emissioni di anidride carbonica. Noi abbiamo identificato all'interno del nostro portafoglio complessivo di asset gestiti 200 aziende, in questo caso su cui lavoreremo in maniera molto molto specifica per cercare di promuovere soluzioni più compatibili, più coerenti ovviamente con l'obiettivo della decarbonizzazione, e lo stesso faremo anche nei confronti degli stati sovrani emittenti di debito, proprio per cercare di aumentare, accelerare quell'attività di politiche attive che evidentemente insomma è un elemento imprescindibile. Terzo punto, come dicevo prima, è quello legato al desiderio di orientare sempre di più l'attenzione nei confronti ovviamente delle soluzioni di investimento pro clima o comunque che siano assolutamente allineate con il tema delle emergenze climatiche. Se vogliamo, in qualche maniera mi avvio anche a rispondere alla seconda domanda di Luca rispetto a quanto la prosaicizzo in un certo senso, quanto oggi effettivamente sia misurabile il valore di un'identità ESG e quanto sia poi in definitiva monetizzabile per chi effettivamente promuove attività di sostenibilità nei confronti ovviamente di una comunità di investimento. Beh, allora, in questo caso noi arriviamo da un'esperienza che ci ha portato proprio in relazione a questo terzo pilastro di cui dicevo prima, quindi di orientare sempre di più l'attenzione nei confronti dei temi di sostenibilità e di emergenza climatica, proprio ampliando sempre di più la nostra offerta e andando a sostanzialmente orientare la nostra attività di aggiunta e di integrazione di soluzioni di investimento che non possono più prescindere dal rispetto e dalla considerazione attenta appunto di questi temi. Quindi sulla parte obbligazionaria abbiamo nel recente passato inserito le prime soluzioni a gestione attiva dichiaratamente allineate con l'accordo di Parigi, in fatto appunto di abbattimento delle emissioni di anidride carbonica, le quali si sono poi aggiunte a delle soluzioni già precedentemente introdotte sia sui green bond che su soluzioni più genericamente a contribuzione positiva degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. E sulla parte azionaria, essenzialmente sempre sulla l'ottica dell'emergenza climatica o dei dissesti ambientali a livello internazionale, abbiamo continuato ad arricchire la nostra piattaforma di soluzioni tematiche che esprimono essenzialmente una soluzione ai grandi problemi, dicevo prima, di dissesto ambientale, quindi passando dalla transizione energetica, arrivando alla mobilità elettrica, per arrivare poi in definitiva anche a forme di economia circolare, quindi tutto quello che ovviamente emana questo in termini di opportunità. Quanto effettivamente si riesca a monetizzare e quanto sia percepita l'identità ESG, certamente telegraficamente molto più di prima, ancora non a sufficienza rispetto effettivamente a quello che l'industria oggi sta
affannosamente creando e mettendo a disposizione della comunità di investimento e che ha necessariamente bisogno di tempo per essere percepita sempre più nella sua articolazione e ovviamente essere abbracciata più sistemicamente, più endemicamente proprio a livello di abitudini di investimento. Grazie. Allora, chiudiamo con questo concetto. Più di prima, ma senz'altro con dei margini, come dire, di crescita e per l'impegno delle SGR che possono, come dire, codificarla e strutturarla meglio, ma anche perché l'industria stessa deve fare un salto ovviamente di conoscenza per comprenderlo. Allora io ringrazio tantissimo i relatori e chiedo davvero l'ultimo applauso e ringrazio quelli che ci hanno seguito in questa giornata di lavori che ritengo abbia portato davvero dei messaggi importanti, nuovi e di frontiera nel mondo dell'investimento responsabile o dell'investimento sostenibile o nell'ambito ESG, come ci concediamo licenza in questo momento di chiamarlo. E quindi ringrazio tutti, ringrazio anche il team di Etica News che ha reso possibile questa giornata con il loro impegno, le loro analisi, le loro ricerche e quindi ancora grazie a tutti, buona serata e ci vediamo il prossimo anno. Grazie.